Uno, due, tre, quanti siamo? Mamma mia! E un cappello ci indica pure una persona che è tra noi. Allora, passo il microfono a qualcuno che è in grado di connettere, di parlare meglio di me in questo momento. Ringrazio Tony D'Alessio, vorrei che tu ci cantassi il tuo cavallo di battaglia. La pochiocca. Grazie, grazie. Vorrei chiedere una cortesia a Sergio. Vorrei chiedere una cortesia a Sergio, le mani, perché non te le metti dietro nelle due tasche posteriori, ti stai fermo un momento. Grazie. Sergio, pomodoro. Pomodoro, pomodoro. Pomodoro, pomodoro. Allora, Riccardo Di Stasi, quanto sei etilico stasera? No, è suo. No, io Ma so che tu hai un parente, uguale a te, proprio uguale, però delle zone dell'Agro Nocerino no. Sarnese, che sta spopolando sul web con un filmato che parla dei benefici del vino e dei malefici dell'acqua. No, non lo conosco, non Però è so di uguale. cosa stai parlando. No? Va bene, allora facciamo vedere un attimo. Ti faccio vedere, No! allora, lo mando un attimo. Ma che dici? Ma che cazzo sono giusto? Che la gente sta morta? Ma che cazzo sono giusto? Ma morta? Che la come la gente in disporno? Non sa te ne prolungo? Che dici? Ubbidi che la fanno? Quale me la miseria? Fui tu ubbidi che sono in mare? Quale me Ingegner Giuseppe, allora gnocchi stasera, gnoccolate, tu pure sei andato? Fai ruttino, dai, fai ruttino, fai ruttino, fai ruttino. Ecco qua. Ha fatto il ruttino, grazie. Dora, la gnocca a te piace? Preferirei un gnoccone. E tu stasera che hai mangiato? Uno gnocco. Non fa gestacci, siamo in TV, dai. Com'era? A quattro dita. A quattro dita? Ah, una bella presenza. Ma tutte quelle gnoccanti, gnoccolanti che facevano gli gnocchi, ho visto che sembravano baccanti. Si è creato un clima erotico, perché poi stasera abbiamo presentato il libro di Alfonso Bottone, Se fosse soltanto questione di sesso, e quindi abbiamo iniziato bene la serata. Dico io. Tu, se conosci una ragazza, se conosci una donna, la porti a cena, da come mangia, da quello che mangia, e soprattutto come si relaziona al cibo, sai se è una storia che potrà andare avanti o no? Dipende da quello che mangi, dipende da come lo mangi, dipende da come viene servito a tavola, dipende in quale tipo di piatto viene servito, dipende da quale tipo di tovaglia, da quale tipo di tovagliolo, da quale tipo di posata. La cucina erotica non ha nulla a che vedere con la cucina afrodisiaca. La cucina erotica è un insieme di cose, non è soltanto il cibo. È appunto tutto quello che c'è attorno, come lo servi, il colore del piatto, che cosa mangi. Noi abbiamo cercato di dare con la collaborazione della mia compagna di Rosa Sabello, abbiamo cercato di dare dei suggerimenti di cucina erotica. E le ragazze erano così, è un'impressione mia. Dal rumore dell'orso marsicano, questo è il verso dell'orso marsicano, deduco che erano infoiate, arrapate, eccitate. Va bene, grazie. Una figura inquietante di fronte a noi con un cappello che suscita emozione ogni volta che entra in un bar, perché lui è avvezzo a girare l'Interland campano. E che fa? Si ferma, prende il caffè, scende. Scende. Come scende al bar, sa il brusio, ciao Pasquale, la partita, il Napoli. Silenzio totale, lo guardano, ma che non si può pigliare un caffè. E giustamente tutti, tutti zittiscono. Facciamoci una domanda. È vero, eh? È vero? È vero, era vivo prima. Mamma, mi segui come Pure tu potevi fare la stessa fine, lo sai? È vero veramente? No, è vero veramente? No, è per scherzo. Ci vuoi salutare o sei finito dopo questa battaglia degli gnocchi? Buonasera.
Grazie, grazie, grazie. Però è un po' come uscetta stasera, ragazzi, vi volevo... Ecco, vi volevo... Pomodoro? 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 Pomodoro. Nino, allora parlaci di questa... Parliamo un attimo seriamente, poi ritorniamo al faceto. Gnocchi, quanti gnocchi? Abbastanza. Cioè, abbastandamente? Abbastandamente. Abbastandamente? Ah! Abbastandamente? Abbastandamente. Sì, abbastanza. Abbastanza? Gnoccamente. Ma la pezzentella? Sì. Parliamo io pezzentella, tu pezzentella. Io sarei una pezzentuna, però. Ah, va bene. Cioè, come è fatta la pezzentella? Chi ce lo vuole dire? Subito. No. Aspetta, fai vedere la pezzentella tu. Allora, la pezzentella. Ma quello è un pezzettino, no. Ti sei confuso. Okay. È un pezzettino. Però il boccone è un pezzettino, migliore. Dipende chi lo addenta. Dipende chi lo... Riccardo, il livello delle nostre interviste etiliche va sempre più giù. Stiamo veramente raschiando il fondo. Sì, sì, secondo me iniziamo anche a scavare fra poco, che abbiamo fatto il buco. Vabbè, e quindi che vi devo dire? Suggerivano fondo. Sfondo? Guardate, è inquietante avere un orso bruno accanto che fa... Ma ti posso regalare una bottiglia di bromuro per stanotte? Sì, sì, sì. Senti, facciamo a cambio, Riccardo, ti posso? Perché no. Stai bene con l'amico mio? Bello! Comunque, quel parente tuo del vino, tu sei sicuro che non fosse non, parente non tuo? Non mi risulta. Mi hanno detto però che quando le donne impastano la pasta, sì, si crea automaticamente maneggiando quella specie di cilindro lungo, no, che si fa. Ho visto, facevano... prima di ritagliare. È vero che facevano un cilindro di pasta lungo quando non era necessario? La gioia della manipolazione. Lungo, lungo. Molto lungo, è vero? Sembra... Le immagini parlano chiaro. Ne ricavino gusto. Alcune con scollature profonde e ondeggiavano, è vero? Scollature. È vero? È vero, Dora? Tu sì, non sì, hai sì, sì. No, 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 no. Io al massimo ho potuto mangiare, degustare, assaporare. Beh, l'hai detto bella. Posso aggiungere... Io mi sento sempre più a disagio. Va bene, abbiamo già idea di cosa fare mercoledì prossimo? Io sì! Cosa? Allora, prendete un insieme di persone. Due insiemi di persone. Allora, li spogliate. Tutte e due? O un insieme? Però preferibilmente più donne. Ma oggi o domani? Meglio oggi, una gallina oggi che uno Don Mario. Okay. Don Mario. Don Mario è malissimo, no. Loro non sanno. No, 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 no. Don Baghi nemmeno, comunque va bene, ok? Okay. Qua, sia chiaro, Don Baghi nessuno. È vero che qui Don Baghi nessuno? Don Lurido. Il mercoledì. Prendete l'origine dell'universo, il Big Bang, togliete il Big, sì. Mettete la Gang, sì. Gang e Bang, e quindi orgi, giusto? Io vi saluto. La